si è parlato della violenza di genere e tra prevenzione e repressione, e ho voluto mettere in evidenza anche il malamore, cioè come poi dalla violenza, soprattutto dalla diversità, ecco, di genere, poi si passa alla violenza di genere. E il passo è breve, ecco. E poi sono stati anche presentati gli interventi che noi pensiamo siano opportuni fare, sia opportuno fare per risolvere il problema, e che devono essere interventi soprattutto di tipo sociale e culturale. Quest'oggi c'è stato un convegno qui alla Parrocchia del Carmine con la FIDAPA e si è parlato di violenza di genere. Quanto è ancora presente la violenza di genere nella vita quotidiana ancora oggi? Pensiamo che da diversi anni il numero statistico degli omicidi che si verificano in Italia è in decrescita, è una buona notizia, ma ahimè nella percentuale cresce ogni anno il numero dei femminicidi. I femminicidi sono una manifestazione, una più eclatante della violenza sulle donne, che a sua volta è parte di un fenomeno ancora più grande, che è la violenza di genere, di un genere sull'altro, il genere degli adulti su quello dei bambini, degli uomini sulle donne. Purtroppo è un trend non positivo. C'è una reazione però, una reazione dell'ordinamento con una serie di misure finalizzate a velocizzare le indagini, le leggi sul codice rosso, le leggi sullo stalking. C'è una reazione anche culturale, grazie a momenti come questo, ai dibattiti, alla giornata sulla violenza sulle donne, il 25 novembre. Occorre ancora però fare tanto, diventare capaci di ascolto. Ascolto significa intercettare il malessere e il disagio che c'è in tante famiglie, perché è un fenomeno intrafamiliare, e provare a tirarlo fuori, dando anche la possibilità alle vittime di trovare centri di accoglienza, strutture capaci di accogliere e di sostenere percorsi di denuncia e di ricostruzione.